Allora, ho già steso un fondotinta, un primer occhi e il correttore. Adesso vado a prendere un giallo chiaro con dei riflessi dorati e lo vado a stendere sulla palpebra mobile e su quella fissa, creando una sorta di base. Prima su un occhio, poi ovviamente anche sull'altro. Sfumo bene affinché non ci siano zone più scure e zone più chiare. Dobbiamo fare una base abbastanza omogenea. Ora, con un altro pennellino da sfumatura, vado a prendere un rosa carico e lo vado a mettere nell'angolo interno dell'occhio. Anche dall'altra parte. E anche nell'angolo esterno, lasciando la parte centrale vuota, che poi vuota non è perché c'è la base giallina, però lasciamo questo punto luce, diciamo, centrale, che apre un po' lo sguardo. Ora vado a prendere un celeste chiaro e lo vado a mettere nella pieghetta e sulla palpebra fissa. Lo sfumiamo bene e saliamo anche un po' verso le sopracciglia, lasciando però quel po' di spazio che ci serve per creare poi il punto luce. Ecco qui, con un pennello più grande vado a riprendere quel giallino dai riflessi dorati e lo ricalco sotto l'arcata sopraccigliare. Ora, con un pennellino piccolo a setole abbastanza dure, riprendo quello stesso azzurro e lo vado a mettere sotto le ciglia inferiori. Ora, con una matita azzurro verdina, la passo nella rima interna dell'occhio. In piegaciglia e un mascara, in questo caso il mascara di Chanel che trovate con il numero di Velvet. Un rossetto di un bel rosa che va nel rosso, molto molto carico, di Astra. Ed infine un tocco di blush. Il look è finito, questa è la mia proposta per la primavera. E spero vi sia piaciuto, un bacio. Ciao.